Allora, buonasera a tutti. Quest'anno ho organizzato insomma, con i fioriti anche gli orti. Non ho fatto il primo classificato, il secondo e il terzo, perché comunque volevo premiare in altri modi. Perché ho trovato dei balconi romantici, dei balconi eleganti, dei balconi rustici, tradizionali, in modo da accontentare tutte le persone del paese che comunque hanno partecipato in tante di quest'anno. E anche gli orti che sono stati splendidi, dai primi momenti erano sei bellissimi. Allora, comincio con la prima premiazione. Allora, per il balcone rustico ha vinto Bianca Zaffelli. Un bel applauso, Bianca! Ecco Bianca che sta arrivando a prendere il suo premio. Ecco qua, complimenti, vuoi venire su un salto? Rimani giù in piedi, hai vinto. Ecco Bianca che si avvicina, lei è arrivata. Per il balcone rustico, Bianca Zaffelli, ecco che sta arrivando col suo premio. Ecco qui. Un bel applauso, forte! È faticoso fare questi lavori di giardinaggio. Io non sarei mai in grado. Brava. Invece, per il balcone romantico ha vinto Giovanni Bernissi. Romantico Giovanni. Vieni Giovanni, con la sua bellissima nipotina. Ciao bella. Vieni, vieni. Attento a non inciampare, vieni a prendere il tuo premio. Ecco qua, per il balcone romantico. Un bel applauso anche Giovanni. Invece per il balcone tradizionale, Steffi Pinuccia. Ecco Pinuccia che arriva per il balcone, dicevamo Barbara, per il balcone tradizionale. Ecco Pinuccia che viene a prendere il suo premio, accomodati. Ecco anche Pinuccia, ma che bravi questi signori. Un bel applauso anche a lei, dai. Ecco, è una bella soddisfazione sempre vincere un premio, ma poi al di là del premio, sei qua Pinuccia, con noi. La soddisfazione è aver fatto qualcosa di bello e creativo, perché anche fare gli orti, curare gli orti, i balconi, è un lavoro molto creativo e io vi ammiro molto. Invece, per il balcone elegante, Stefania Bertunetti. Ecco Stefania, anche lei, che arriva a prendere il suo premio. Complimenti. Eccola qui. Ah, scusate, Stefania Bertoletti Modica, quella con una contessa, un sacco di nomi. No, il nome è il marito, giusto? Giusto, dice. Voleva sentire anche il suo cognome, giustamente. Ecco qua, aspettate che mi sposto. Invece, per il balcone originale, Adele Rosa. Vieni Adele, ecco Adele che arriva, poi. Sì. Ecco che arriva qua anche lei. Ecco Adele, un bel applauso ad Adele. Adele Rosa. Bravissima anche lei, eh? Anche lei è una creativa. Invece per gli orti c'è stata veramente una difficoltà perché ho trovato degli orti stupendi, molto bello di quell'altro. Però il mio giudice mi ha detto che c'era una cosa in più, un punto in più, per cui noi l'abbiamo dato ai giornalisti Giuseppe. Ci ha messo una cartina più particolare. Ha una piantina praticamente che fa scappare le talpa, i grilli talpa, e questo ha dato un punto in più al suo orto. Ecco Giuseppe, giusto. Bravo Giuseppe, vieni qua, puoi dire qualcosa su questa piantina speciale.
la verità, la persona di lui non è di muore. Dalle suole, giusto? Dalle suole, sono un patente. Dalle suole, quando si ha lei, non va a lavorare, arriva con il nostro. Cosa sono per errore? Sono quelle per le grillo tarpa e poi sono un po' giù. Regalate. E questo ha fatto vincere Giuseppe perché è un tocco di originalità anche nel suolo, come questa pianta, giusto? Con tutto quel cibo naturale è arrivata questa piantina bellissima, credo, una pianta. Sempre belle sono le piante, verdi o con i fiori. Bene, io vi ringrazio tutti quanti, sono stata contentissima anche di quest'anno per tutti i concorrenti che ci sono stati, ho trovato dei balconi stupendi, gente stupenda e speriamo che l'anno prossimo.